Vuoi scoprire perché tante persone riescono a realizzare i propri intenti e tante altre persone non riescono? Attraverso questo video voglio darti una buona notizia e anche una brutta notizia. Bene, partiamo subito dalla brutta notizia. Dai, immaginiamo subito che anche tu dall'altra parte vuoi toglierti il dente è quello che dà più fastidio. Bene, il 95% delle persone, in base a una statistica, si dice che molla prima del tempo. Bene, tantissime persone che incontro attraverso i corsi di formazione oppure i percorsi di coaching che tengo, o anche il percorso di master training, cioè diventa coach di te stesso, il 95% arriva dopo i 3-4 mesi che molla. E questa è la brutta notizia, perché tante persone hanno dei talenti, hanno delle caratteristiche importanti, positive, hanno delle competenze molto importanti, però molte volte si nascondono dietro la paura, dietro l'incertezza, dietro il dubbio. Ora, non vuol dire semplicemente di lasciare la vecchia vita per una nuova, che può essere possibile, che è un po' la via un po' più dolorosa, ma in realtà cerchiamo di far parte del 5% delle persone. Perché ti sto dicendo questo? Perché se fai parte del 5% della popolazione, tu hai una certezza matematica che puoi riuscire. Ma devi comprendere una dinamica, quella dinamica che ti farà capire di non mollare prima del tempo. Ovvio, se un progetto, che lo vediamo subito, lo analizziamo istantaneamente, se ha un buon futuro oppure no, allora lì bisogna tentare, fare delle prove e capire in che modo poter portare meglio la nostra energia. Ma se è un desiderio che senti che quel desiderio che nasce dal cuore, senti che c'è un desiderio che dentro di te hai quella voglia di fare, allora basta studiare un piano strategico, un piano specifico che ti guiderà passo dopo passo nel realizzare veramente le tue intenzioni. Poi certo, nella vita, durante un anno possono accadere tante cose, l'umore, un raffreddore, oppure magari un blocco improvviso al modem e non funziona più, oppure il computer, senza andare a cercare cose troppo disastrose. Ma se c'è quell'intento, se c'è quel desiderio, se c'è quella volontà di riuscire a fare veramente la differenza nella tua vita, allora fai parte di quel 5% e quindi hai tutte le carte in regola per poter fare veramente la differenza nella tua vita. E non ti dico di lasciare subito tutto quello che hai vissuto, tutto quello che hai maturato, se magari hai un lavoro fisso, se magari hai un lavoro part-time, se magari sei un dipendente a vita, ma nello stesso tempo, se dentro di te c'è quel sogno, c'è quel desiderio e ti senti parte di quel 5%, sono sicuro che riuscirai nel tuo intento. Serve semplicemente una pianificazione, serve semplicemente una strategia, serve semplicemente una volontà, un desiderio, la disciplina e la costanza. Quella costanza che ti permetterà di essere unico in ciò che fai. Bene, una parola, due parole molto semplici, ordinario e straordinario. Ordinario sono quelle persone che fanno sempre le stesse cose. Straordinario vuol dire che stai facendo qualcosa di diverso e facendo le cose un po' diverso dagli altri, imparerai quali sono i tuoi talenti, i tuoi punti di forza, imparerai ad avere delle nuove abilità, delle nuove competenze, quelle competenze che ti permetteranno di fare la differenza nella tua vita. Quindi oggi voglio che anche tu stai da quella parte. Ora non ti dico se sei del 95%, non sei più mio amico, no, non sto dicendo questo. Importante che tu decidi oggi da che parte stare. Se scegli che vuoi fare qualcosa di più, ma non per forza che ti devi diventare il presidente, magari può essere il presidente d'Italia o aprire un tuo nuovo partito. No, non ti sto dicendo questo, però fare anche delle piccole azioni, quelle piccole azioni che ti permetteranno di realizzare ciò che vuoi. La statistica è questa. Il 95% ritorna a fare quello che faceva prima. Il 95% delle persone mette i remi in barca quando vede una tempesta, quando vede e percepisce una difficoltà, quando sente che c'è qualcosa di nuovo che esce fuori da quella zona di comfort, come tanti consulenti o tanti formatori dicono: esci dalla tua zona di comfort. La zona di comfort ti serve proprio nel capire in che modo puoi trovare la tua eccellenza, in che modo puoi fare la differenza. E anche se ci sono dei punti deboli,
Lasciali lì, lasciali stare, mettili in cantina, archiviali. Concentrati semplicemente sui tuoi punti di forza, quei punti di forza che ti permetteranno veramente di elevarti. Tante volte parlano di leve, no? Quando si parla di leva finanziaria, sfrutta quel 2, 3, 4% che hai a disposizione oggi per poter fare la differenza. Sì, questo video vuole che sia catalogato, non semplicemente per bocciare il 95%, che sia chiaro. Vuole essere indicato a tutte quelle persone che magari mollano prima del tempo. E anche quelle persone che hanno mollato prima del tempo, comunque sai e sapranno che hanno tutte le carte in regola per potercela fare, perché ce l'hanno già fatta. Il fatto che sei qui a guardare questo video è perché anche tu, in qualche modo, come me, vuoi fare la differenza nella vita. E quindi oggi è tempo di mettere in azione i nostri desideri, la nostra volontà, la nostra forza, la nostra intenzione per poter stravolgere e rinnovare la nostra vita al fine di vivere nel migliore dei modi. Sì, ma non dico di accontentarsi, vuol dire fare la differenza, perché anche tu potrai arrivare alla fine e dire: ci ho provato, ce l'ho fatta. E ti guardi indietro, e quando ti guardi indietro potrai dire: ce l'ho messa tutta. E non puoi più avere rimorsi, non puoi più avere rancori, non puoi dire agli altri: no, guarda, volevo farlo, e poi ho fatto fare ad altri. Quindi, anche se stai facendo delle piccole azioni, vedrai che ti porteranno nella differenza, a fare la differenza nella vita. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!